chiamata per discutere del mare e sul mare. Sul mare perché in realtà ci sono anche visite alle navi che sono nel porto. Ora, noi ci occupiamo di storia e quindi per non tradire il nostro obiettivo, per così dire, istituzionale, anche in questo caso abbiamo collaborato con Antonio, con il Museo del Mare, a realizzare questa mostra con la collaborazione di colleghi stranieri, qui c'è Eleni, con i colleghi di Venezia, di Palermo, quindi altri colleghi studiosi ci hanno aiutato ad elaborare un profilo di quello che è l'arsenale. Il nostro istituto ha collaborato alla ricostruzione e alla rielaborazione di progetti, non nello specifico dell'arsenale, ma anche altre opere sono state ricostruite con la domanda della Montella. Vedete, il recupero tra l'altro si potrebbe fare questa. Quindi poi si possono aggiungere fotografie filmate contemporanee. Sono tecniche molto costose, però si potrebbe pensare ad un finanziamento per mettere insieme anche gli istituti che lavorano con l'esimo percorso. Come dicevo, Napoli non ha più l'arsenale, nel senso classico. Abbiamo riservato la storia di Napoli 4 pannelli, proprio per raccontare questa storia densa di emozioni, densa di anche di continue istruzioni e rifacimenti. Infatti questa mostra dedica a due arsenali in due spazio, che in qualche modo sono arte contemporanee, insomma, è Barcellona e Napoli, sono gli unici a cui abbiamo dedicato un numero maggiore di pannelli. Tra l'altro Barcellona, diversamente da Napoli, ha riutilizzato l'arsenale a scopi museali, infatti accoglie il Museo del Mare. Stessa cosa degli arsenali che sono sopravvissuti, quindi nell'ottica del riuso, per raccontare anche la storia della città, perché gli arsenali fanno parte della storia urbana. Questa ricerca, pannelli dedicati a Pisa. Pisa aveva due tipologie, aveva avuto una vicenda tormentata, nel senso che un primo arsenale risaleva a tempo indeterminato, poi è stato distrutto e ricostruito, è stato poi realizzato un nuovo arsenale da Cosimo de' Medici. Ecco, anche a Pisa si stanno recuperando queste sale per raccogliere le navi e raccontare alla città una storia marittima. Lo stesso è stato fatto per Palermo. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Cosa vogliamo offrire alla città, alla scuola? Perché poi noi ci proponiamo anche uno scopo didattico, cioè i nostri lavori, soprattutto l'impegno del Museo del Mare di Napoli, quello di trasmettere alle giovani generazioni una storia che sia una storia accessibile, e questo non significa banale, ma sia una storia